Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Combattere, beh, è così. Non è insomma, abbiamo fatto le primarie, ci sono state una settimana prima, la settimana prima c'è scritta. Insomma, il PD. È sempre stata dentro. Ma di che parla? È uscita da un partito. È stata eletta alle elezioni europee, rappresentante di una regione. Sto cercando di fare ragionamento. Ha sminuito la Schlein. L'esperto di Medioevo mi interrompe. E io gli sto... No, posso dirti una cosa? Perché è fantastico. Avendo seguito io tutta la storia della destra e della Meloni, mi ricordo bene... quando Storace provò ad ammazzarla politicamente, esatto, a Roma, esatto, e la costrinse a fare una campagna elettorale incinta. Iago Strizzi? Sì, cioè, ma questo, facendo lui... curatelo, lui curatelo, per favore curatelo, no, chiamatelo un psichiatra, eri contro di lei, eri contro di lei, te lo sei allora, dimenticato? No, sì. No, perché adesso fai l'apologia fra quelli che ha dovuto sconfiggere. Ma io penso che però il fatto che lui l'ha sfidata sul terreno, cioè, ma veramente sei matto? Ma è vero o no? Sostenevi Giorgio a Roma? Non a te. Forse il fatto che l'ha sfidata sul terreno e che lei ha vinto fa sì che lui la consideri una grande combattente. Reale, ma cosa vuoi? Ma che cosa una grande reale, combattente. Ellie Schlein, esatto, meno lei lo vedremo se sa combattere. Allora, se lui mi fa parlare, Schlein, io non la combattente. Perché non è possibile così, eh? Io non sono stato invitato per essere interrotto da lui. Finisce, Storace. Ridi. Pagliaccio. No. Poi dico anch'io una cosa No, perché da inizio alla trasmissione combattevi la Meloni, io adesso sei diventato apologeta. Semplicemente perché nella sua testa non c'era spazio per me. Questo era il tema. Tant'è vero, offrimmo i voti alle comunali di Roma. Poi è andata male per noi e bene per lei. Io sono contento, a differenza di quello che pensa Terese. Perché c'è bisogno di una destra in Italia. C'è bisogno di... di un partito, insomma, che ma la cosa che forza ha detto Storace è molto chiara, però non ho mai visto la un partito che fa iscrivere uno una settimana prima la Meloni e si è formata sul campo, si è addirittura creata il suo partito, quella lì è arrivata, si è spesa la testa, è un partito surrogato, ma lei però io devo dire, do ragione a Telesi su questo, lei nasce come Occupy PD e forse chi l'ha votata, quel milione di persone che è andato in piazza, il corpaccione del partito stava all'altra parte, scegliendo lei e non Bonaccini, che è stimatissimo nel partito. Bonaccini non è considerato un povero, è stimatissimo nel partito. Sì. Che succede? Bonaccini. Che è stato il principale. Perché scelgono lei? Forse perché vogliono, non dico il papa straniero, ma poco ci manca. Posso parlare io poi del partito?